Prima di iniziare questo video voglio farvi una breve intro, vi giuro sarò breve perché già il video è lungo, in cui vi spiego un po' il motivo per cui ho deciso di condividere con voi questa giornata ed è perché per me laurearmi in magistrale è stata la chiusura di 5 anni di fuoco, una triennale in cui all'inizio facevo davvero davvero fatica a raggiungere la sufficienza. Mi ricordo che era sempre una questione di l'avrò passato, non l'avrò passato, sarà un 18, un 19, e adesso mi ritrovo 5 anni dopo, dottore magistrale in food marketing e strategie commerciali, laureata a pieni voti, 110 lode, e non lo dico per vantarmi, ma vorrei che da questo video, o comunque pensando al mio percorso, tutti voi che pensate di non poter raggiungere i vostri obiettivi, di non essere mai abbastanza, di non essere in grado, non è vero. Se ci credete davvero, se fate davvero quello che vi piace e che vi stimola, potete davvero raggiungere di tutto. Io so che se andassi adesso dai miei professori della triennale a dirgli guardate dove sono arrivata, non ci crederebbero mai, perché io ero una che riusciva a malapena ad arrivare alla sufficienza. E è tutta la testa, è tutto il cibo che ci nutre, tutto, quindi niente, vi lascio a questo video, spero che apprezziate la mia presentazione, che è quella della mia tesi, e vi farò sapere a breve se riuscirò o meno a pubblicarla in qualche modo, ma questo non ve lo so dire ancora. Spero che questo video vi piaccia, grazie a tutti per tutti i commenti, i complimenti, le congratulazioni che mi avete fatto, vi voglio bene, grazie di cuore. Sempre come sono formato. Bene, intanto che Silvia si è comoda, completiamo quindi questa prima parte, questo primo blocco, con la sua tesi che riguarda un tema molto particolare a cui Silvia insomma, è molto legata in quanto costituisce anche di fatto già la sua occupazione. Il tema è quello dell'influencer marketing, la decreazione è una nuova frontiera della comunicazione digitale. Quindi, l'obiettivo di Silvia è stato quello fondamentalmente di valutare fino a che punto il ruolo degli influencer può essere d'aiuto alle aziende di marca in chiave di comunicazione e non solo. Quindi attraverso l'analisi anche di alcuni casi studio Silvia ha approfondito questo tema, per cui la prego di raccontarci i principali risultati del lavoro. Buongiorno a tutti. Ho deciso di trattare questo argomento perché appunto mi coinvolge in prima persona, ma soprattutto perché reputo che questo fenomeno sia diventato uno strumento imprescindibile per le aziende che desiderano implementare una strategia di marketing a livello digitale di successo. La mia tesi è strutturata in due parti. In una prima parte analizzo quella che è stata una prima transizione nel media attraverso cui fare pubblicità, dalla televisione, i mezzi stampa e la radio si è passato a fare pubblicità sul web, e poi un'ulteriore transizione è venuta all'interno del web da una pubblicità tramite banners e newsletters a una pubblicità sui social networks, e sono diventati proprio su queste piattaforme sempre più importanti gli influencers, che hanno assunto un ruolo centrale. Per questo, per il resto di questa presentazione mi concentrerò su questi personaggi, su questo fenomeno. Gli influencers sono imprenditori che svolgono attività di impresa attraverso un'azienda. Azienda intesa proprio nel termine, nella definizione giuridica, in quanto il complesso di beni è definito da computer, smartphone, tablet e fotocamere. Hanno un impatto sui comportamenti delle persone, da questo deriva appunto il nome influencer, ma visto dal punto di vista dell'azienda, questo impatto è più coniugato in termini di sui comportamenti di acquisto delle persone. Hanno più seguito delle aziende, una delle influencer più seguita conta 139 milioni di follower su Instagram, mentre Apple solamente 6,3 milioni. Essenzialmente è un fenomeno basato sul concetto tradizionale del passaparola, solo che l'influencer invece di essere a contatto con pochi amici e parenti, in realtà si interfaccia con migliaia e migliaia di persone. Ho identificato due tipologie di influencer che possono essere o i personaggi famosi, quindi i VIPs, che hanno creato questi profili sui social networks per essere ricordati, per coinvolgere il pubblico nelle loro attività, ma e soprattutto persone comuni, che sono persone che hanno deciso di condividere una propria passione, un proprio interesse, spinti soprattutto dal desiderio di consigliare, essere utili e aiutare le altre persone.
si caratterizzano per essersi focalizzati appunto su una propria passione, quindi per, dal punto di vista delle aziende, essere segmentati su una determinata categoria merceologica e avere un pubblico di seguaci targetizzati. E infatti si identificano tra le varie sfaccettature influencers come beauty bloggers, fashion, fitness, food e travel. Quindi essenzialmente, perché un'azienda dovrebbe utilizzare un influencer per la propria campagna di marketing digitale è quella innanzitutto di avere accesso al suo pacchetto clienti, che ogni influencer ne ha uno diverso, ma e soprattutto per il brand awareness. Questo è un esempio di un brand straniero che ha semplicemente inviato dei prodotti a un influencer e pur essendo sconosciuto sul mercato italiano è riuscito ad attrarre sul proprio profilo un traffico di circa 2600 potenziali clienti al fine di promuovere il proprio brand, essenzialmente a costo zero se non a quello del prodotto. Le leve dell'influencer marketing sono il product placement, l'experience marketing e il content creation marketing. Il product placement consiste essenzialmente nel fatto che l'influencer ha più un ruolo di promoter, il vecchio porta a porta, diciamo, dove l'influencer mostra e descrive i prodotti. Non è molto apprezzato da parte del pubblico, però dalla ricerca che ho eseguito su circa 6.000 rispondenti, questo si è verificato essere più dipendente dalla categoria merceologica. Infatti abbigliamento e accessori le persone sono molto più predisposte al product placement, perché comunque sono settori in cui riescono un po' a scindere o comunque a capire se il prodotto è o meno apprezzato anche attraverso uno schermo, perché è molto più oggettivo. Mentre nel settore food, che è un settore molto più soggettivo, la fiducia nell'influencer deve essere molto maggiore al fine di potersi fidare in questi termini. L'experience marketing è uno, diciamo, step forward, nel senso che è più una strategia basata sullo storytelling, dove le aziende creano eventi e attività in cui coinvolgono gli influencers. Questi hanno lo scopo di condividere la propria esperienza e far rivivere quello che l'azienda ha creato per loro attraverso i loro occhi. Infine il content creation marketing, che sembra essere una somma, diciamo, tra i due precedenti, quindi product placement e experience marketing, che consiste nell'influencer e le aziende che creano qualcosa insieme e dove l'influencer diventa protagonista di una campagna, come può essere essenzialmente una pubblicità fatta invece che in televisione ma fatta sui social, dove viene ripostata sia dall'influencer stesso che dall'azienda. E nonostante vi sia product placement, il fatto che l'influencer può condividere quello che ha fatto prima, la campagna e tutto quello che ne deriva, viene molto di più apprezzato da parte degli utenti. Poiché sta diventando sempre più importante e sta incominciando a occupare sempre più spazio nel budget delle aziende, è importante che queste sappiano come scegliere l'influencer adatto. Si inizia da una ricerca dei profili rilevanti per l'azienda e per il messaggio che vuole mandare attraverso la sua campagna, e può fare delle ricerche sia per hashtag o per geolocalizzazione o attraverso delle ricerche di articoli dove questi influencer vengono menzionati. Poi bisogna analizzare l'attività dell'influencer, vedere come comunica con le persone, e infine, una volta deciso l'influencer adatto, contattarlo e vedere i suoi insights del profilo, ad esempio chiedendo un media kit, che consiste in una panoramica degli insights e quindi della divisione, del genere, del tipologia di followers e anche il numero di visualizzazioni delle storie dei post, perché non sempre il numero di followers corrisponde al vero engagement dell'influencer stesso. Infine, post campagna di marketing, è importante valutare la performance dell'influencer attraverso delle attività di controllo e monitorizzazione, ma soprattutto analizzando i dati insights. Il parametro più importante è la reach, che è un parametro che va a valutare il numero di singoli utenti raggiunti dall'influencer,
e poi analizzare le origini delle vendite. E è nata una, proprio mentre scrivevo la tesi, si è Buzzo, che è una piattaforma di analisi di data insights, ha creato TrueRich in collaborazione con Nielsen, che praticamente mette in croce dei key social media performance indicators al fine di andare davvero a analizzare e a dimostrare alle aziende la vera reach e il vero engagement, al fine di anche valutare la vera performance e la giusta allocazione dei budget e dei costi. Per analizzare l'origine delle vendite, le aziende solitamente concedono durante la campagna agli influencers un link di affiliazione, al quale vengono però attaccati dei parametri UTM, e questi servono per analizzare le fonti di traffico. Ad esempio, in questo grafico vedete come i picchi del traffico avvenuto sul sito di questo brand sono avvenuti in corrispondenza delle campagne di influencer marketing. In conclusione, mi sono interrogata sulla sostenibilità effettiva di questo fenomeno. Se sempre più aziende stanno capendo l'importanza di questo fenomeno e sempre più aziende stanno investendo in influencer marketing e quindi si stanno rivolgendo anche non solo ai big, diciamo, influencers, ma anche ai micro, e al fine di promuovere i propri prodotti, spesso anche soltanto attraverso il product placement. Questo può causare un overflowing, come l'ho definito io, cioè riempire la news feed dei social networks soltanto con pubblicità. E questo va anche a portare a una perdita di contenuti, che gli influencer si focalizzeranno sempre di più sullo sponsorizzare e meno sul vero significato, sul vero motivo per cui sono diventati popolari sui social. E probabilmente gli utenti si potranno spostare verso altri social networks che non consentono pubblicità, come ad esempio Vero, che è un nuovo social network che è appena arrivato. Infine mi sono anche interrogata sulla sostenibilità economica, perché se è vero che sempre il budget dedicato all'influencer è strettamente legato al numero di followers, all'engagement, significa che soprattutto piccole e medie aziende potranno investire soltanto su influencers che hanno una soglia massima di followers. E quindi quale sarà il destino dei più popolari? Secondo me è quello di diventare imprenditori di se stessi, capire che i loro followers rappresentano il loro mercato, la loro domanda, ma soprattutto che, essendo così a stretto contatto, riusciranno a capire e a individuare eventuali nicchie di mercato e creare prodotti in funzione di questo. Ne sono un esempio la linea di abbigliamento di Chiara Ferragni e la linea di cosmetici di Clio Makeup. Grazie. Bene, grazie. Una curiosità. A che punto la credibilità di questi soggetti può essere minata e condizionata dal fatto che poi vengono retribuiti dalle aziende? Innanzitutto dipende da influencer a influencer. Diciamo che c'è chi lo fa essenzialmente per vendere, però quello è palese, si vede sui loro profili, perché sponsorizzano di tutto e di più, mentre è importante ed è difficile per gli utenti capire e scindere, capire anche la differenza con coloro che invece continuano a fare questo lavoro con il fine ultimo, il vero fine di aiutare gli altri. Diciamo che comunque quello che ho constatato anche da quelle che sono diventate le più famose sono quelle che non lucrano sugli utenti, che invece lavorano con le aziende al fine di creare qualcosa e si fanno pagare dalle aziende, diciamo. Quindi gli utenti alla fine non sono soltanto un pubblico e non dovrebbero sentirsi come se venissero sfruttati. Una riflessione. Se una delle ipotesi di evoluzione dell'influencer, del mondo dell'influencer, è quello di diventare loro stessi degli imprenditori che vendono prodotti, che producono prodotti e così via, se questo dovesse diventare, come dire,
fenomeno consistente, nel senso che deve essere, diciamo, riguardare tanti casi, non c'è il rischio che le aziende possano evitare di alimentarlo questo fenomeno? Cioè, nel senso che alla fine si stanno allevando in casa dei piccoli competitor, nel senso che se questo dovesse diventare, no? Come la vedi tu questa prospettiva? Questo indubbiamente, perché comunque i contatti che l'influencer si crea sono anche e soprattutto grazie alle aziende. Però, come ho anche detto prima, gli influencer sono più seguiti dalle aziende, quindi è un fenomeno che non dipende da loro. Cioè, quelli veramente, quelli veri, quelli che lo fanno davvero per passione, che le persone apprezzano, crescono indipendentemente dalle aziende. Quindi diciamo che è un rischio per le aziende, però comunque è una persona contro un'azienda magari anche multinazionale. E sì, cioè è un po' su due basi diverse. Magari si può pensare in futuro a collaborazioni molto più strette e usare ad esempio le aziende come fornitori di prodotti, però produrre a proprio nome. Un co-branding. Co-branding, sì. Bene, si può accomodare. Candidata si è presentata alla commissione discutendo la dissertazione scritta sul tema influencer marketing, una nuova frontiera della comunicazione digitale. La Commissione, dopo aver ascoltato l'esposizione dei contenuti del suo lavoro di tesi e aver valutato il suo curriculum universitario, le ha assegnato un voto di 110 su 110 e lode. Pertanto, per ricoprire i contenuti da magnifico rettore, la proclamo dottore magistrale in Field Marketing e Strategia Commerciale. Oh, sono arrivati i secondi. Raga, non devo dire. Saluto. Sobrilla. Ragazzi, questa è la... Sto male. No, mamma, grazie. Sto malissimo. No, grazie. Tu non dormivi. Aia. Jimmy, ho bevuto troppo. Ora mi sembra un orario giusto per andare al mare, giusto? Ciao, ciao. Ciao, andiamo al mare, yes! Vado io davanti. No. Ups. Mettila. Fatto io. Certe cose non cambieranno mai, tipo Jimmy che fa comunella. Quindi? Cos'hai scoperto? Easy, si può stare. 45 minuti, tanto tra un po'. Vabbè. Ragazzi, ne voglio approfittare di questo momento per ringraziare davvero tutti coloro, cioè tutti voi che mi avete scritto nei commenti in direct. Thank you everybody. Sì, momenti.